I capelli, ma stanno ancora là. Massacrata di botte e poi trascinata a terra per un messaggio WhatsApp inviato ad un ragazzino. Scene d'Arancia Meccanica sabato sera nelle vicinanze della villa comunale a San Giorgio a Cremano. Una spedizione punitiva contro una ragazzina di 13 anni presa a calci, pugni e schiaffi prima da una bambina di 11 anni, poi da una trentina di adolescenti intervenute in soccorso dell'amica. È stato per colpa di un ragazzo. Ma tu c'eri, ma non ti sei avvicinato? Sì, proprio perché siamo 30-40 ragazzi, dovevano intervenire, stesso loro che stavano là. Perché se siete tutti la stessa comitiva, vi potete fermare. Se andavo io, che stavo solo io con il mio amico, dopo iniziava a fare pure, ma stavo guardando stupido. La vittima è finita in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Dovrà indossare il collare ortopedico per un paio di settimane. Durante la ferocia le hanno strappato alcune ciocche di capelli. L'aggressione è iniziata all'esterno di questa villa comunale. I tanti testimoni ci hanno raccontato che la ragazzina è stata circondata da una trentina di coetanei. Calci, pugni, schiaffi e sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni di questo terribile pestaggio. In 30 contro la ragazzina, mentre nessuno interveniva per soccorrerla. Ma quelle erano 30-40 ragazzi, maschi e femmine. 30-40? Attorno l'hanno accerchiato e stava solo lì in mezzo. Che poi si dice che questa ragazza faceva parte della comitiva di questi qua. Questi qua sono ragazzi che vengono da San Giovanni qua per prendere fastidio. Poi c'era pure la gente che veniva per vedere. In quel momento però passava casualmente un carabiniere libero dal servizio. Stava portando a spasso il cane quando ha assistito con i suoi occhi al pestaggio. Ha chiamato immediatamente i soccorsi mentre metteva al sicuro la vittima. La ragazzina sporto denuncia ai carabinieri che nelle prossime ore dovranno identificare gli autori di questa violenta aggressione. Stanno facendo 12-13 anni che cammino con luce in volo, qua non si capisce niente. Vedono questi baby gang per televisione, questi ragazzi che hanno aggredito a questo, hanno fatto insieme pure i carabinieri. Io sono approfittato che sono minorenne, io voglio discorso.